C'è una grande opportunità di finanziamenti che abbiamo richiesto e a breve speriamo avere nuove, buone notizie che riguardano un grandissimo investimento economico per la riqualificazione del porto. Questa riqualificazione consentirebbe anche di agevolare una serie di altri investimenti privati a cui stiamo lavorando, come è noto, e che siamo convinti possano rilanciare l'attività industriale di questa bellissima terra, che non ha niente da invidiare a tante aree industriali che hanno oggi i riflettori della regione Puglia, e credo che la capitanata possa dire la sua in un contesto industriale nazionale e internazionale. L'assessore aveva l'esigenza di rendersi conto di persona delle potenzialità connesse al sito, anche perché stiamo facendo un lavoro da mesi sul nostro sistema portuale, sul porto turistico, sul porto peschereccio commerciale, sul quale, come avete visto tutti, si sono realizzati anche interventi infrastrutturali che possono consentire un utilizzo crocieristico, sulla struttura che sarà rifunzionalizzata, per cui abbiamo chiesto 120 milioni di euro, sulle ZES, sull'area doganale franca. Abbiamo messo in cottura molte opzioni, ipotesi di lavoro. E l'assessore allo sviluppo economico della regione aveva giustamente il dovere, ma anche il desiderio, di rendersi conto di persona, e devo dire, potete chiederlo a lui, ma si è rafforzato nella convinzione, voglio dire, che non gli è mai mancata, che questa fosse un'area sulla quale valesse la pena di costruire un pezzo dello sviluppo futuro della Puglia. Bisogna, diciamo, avere a ferma serenità, che deriva dalla convinzione che questa sia un'area che ha molte potenzialità, che abbiamo tratto un'esperienza importante dagli errori commessi in un lontano passato, che essi non vanno ripetuti, ma che questa è un'area dalle innumerevoli potenzialità di sviluppo e dobbiamo coltivarle fino in fondo. L'impianto Enicast non c'è, secondo me non ci sono le condizioni per cui possa rivivere quella ipotesi. Poi, sai, non si può stare ogni giorno dietro a... Le cose stanno come sappiamo. Se poi, voglio dire, c'è chi non si è rassegnato o pensa ancora di poter realizzare l'investimento, ognuno legittimamente può fare quel che ritiene. La posizione della regione è chiara, quella del territorio anche, non mi sembra sia un tema che valga la pena di essere ripreso. Beh, in verità la Regione Puglia ha sempre mostrato un interesse particolare per quest'area, che aveva, diciamo, pa nel passato, nel recente passato, stava subendo un declino, diciamo, inarrestabile quasi. Successivamente, però, grazie anche all'ingrosso investimento di Sisecam, l'area ha finalmente ripreso la sua, come dire, potenzialità e la sua attrattività. Per cui, siamo in una stagione, si sta aprendo una stagione molto importante, che credo porterà dei frutti a tutto il territorio e in particolar modo, diciamo, all'area di Capitanata, perché chiaramente stiamo parlando di un'area industriale che ha come bacino l'intera Capitanata, se non l'intera Regione Puglia. Con la Puglia ti vaccina, la Regione programma il calendario delle vaccinazioni anti-Covid secondo fasce d'età, a partire dai 79 anni in giù. Non hai più bisogno di prenotare. Per il tuo vaccino la data e il luogo vengono fissati in base all'anno di nascita. Per confermare l'appuntamento devi solo aderire alla vaccinazione. Come? È facile. Ti serviranno solo codice fiscale e tessera sanitaria. Collegati alla nuova piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it. Se la tua fascia di età è già attiva, clicca su Accedi al servizio online e segui le istruzioni. Conoscerai così la data e il luogo del tuo appuntamento. Se puoi, stampa il promemoria e il modulo per il consenso informato e portali con te il giorno della vaccinazione. Puoi aderire alla campagna vaccinale anche chiamando il numero verde 871 39 31 o rivolgendoti a una delle farmacie accreditate al servizio PharmaCoop. Il giorno della vaccinazione porta con te la tua tessera sanitaria e, se puoi, il promemoria stampato e il consenso informato già compilato. Il vaccino, la miglior difesa è la scienza.